la Chiesa è in prima linea nell'impegno ecologico. Per questo, martedì pomeriggio, Papa Francesco ha presieduto la liturgia della parola in occasione della giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, da lui stesso istituita lo scorso 6 agosto. Una 24 ore verde celebrata insieme con la Chiesa ortodossa, in pieno spirito ecumenico, per ribadire che per la tutela della casa dell'umanità bisogna pregare e operare. Le letture tratte dalla Genesi, dall'enciclica Laudato Si e dal Cantico delle Creature di San Francesco di Assisi hanno preceduto l'omelia del predicatore della Casa Pontificia, Padre Raniero Cantalamessa. Nessuno può servire seriamente la causa della salvaguardia del creato se non ha il coraggio di puntare il dito contro l'accumulo di ricchezze esagerate nelle mani di pochi e contro la tirannia del denaro. La fede in Dio creatore e nell'uomo fatto a immagine di Dio non è una minaccia ma piuttosto una garanzia per il creato, perché chiarisce che l'uomo non è padrone assoluto delle altre creature e deve rendere conto di quello che ha ricevuto. Una riprova che non è la visione biblica a favorire la prevaricazione dell'uomo sul creato è che la mappa dell'inquinamento non coincide affatto con quella della diffusione biblica o di altre religioni, ma coincide con quella di una industrializzazione selvaggia volta al solo profitto e con quella della corruzione che chiude la bocca a tutte le proteste e resiste a tutti i poteri. Nel corso delle sue riflessioni, padre Raniero Cantalamessa si è soffermato anche su quella ricchezza disonesta che si accumula a spese del prossimo e sull'enciclica ecologica di Papa Bergoglio. Francesco, ha detto il cappuccino, è la prova vivente dell'apporto che la fede in Dio può fare allo sforzo comune per la salvaguardia del creato. Il suo è un ecologismo puro dagli scopi utilitaristici, per quanto legittimi, che abbiamo noi. La salvaguardia del creato come la pace si fa, direbbe il nostro Santo Padre Papa Francesco, artigianalmente, cominciando subito da se stessi. Era quello che un rappresentante ortodosso affermava già nell'Assemblea Ecumenica di Basilea del 1989 su giustizia, pace e salvaguardia del creato. Diceva: senza un cambiamento del cuore dell'uomo, l'ecologia non ha speranze di successo.